Buonasera signora, c'è Arturo? Oh, è entrato. Grazie. Accomodatevi. Mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuto. Ah, l'ha avvertito. Entrate. Grazie. Beh, e adesso che facciamo io e voi? Niente, signor, proprio niente. E allora perché siete venuto? La ragione del perché sono qui, ve la dirò subito. Ecco, pochi giorni fa incontrai vostro marito, mio carissimo amico e compagno di scuola, che non ci vedevamo da circa 15 anni. Signor, voi mi seguite? Sì, sì, dite, dite. Vi dicevo, io sono stato fuori per 15 anni perché sono stato in America. Signor, sono stato in America. E siete stato in America? E che devo fare io? Ma quando uno dice sono stato in America, l'altro si meraviglia e dice: ah, sei stato in America, è lontana l'America, signora mia. No, no, a me non mi fa meraviglia niente. Ah, beh. Andate avanti. Vi dicevo, ci incontrammo, come stai, come non stai. Io mi sono ammogliata circa 2 anni, disse lui. Signor, voi mi seguite sempre, vero? Siete stati in America. Sì, signor, sono tornata e finita l'America. E vostro marito disse che si era ammogliata da circa 2 anni. Bene, dissi io, dice tu. E io sono tornato da pochi giorni perché la società petroliera, dove io lavoro, mi ha trasferito alla sede di Napoli. Sto in un albergo, vi un albergo, ma capirai, non mi trovo bene. E sto in cerca di una camera in famiglia. Ma che camera in famiglia? Disse vostro marito. Io ti posso mettere a disposizione una camera a casa mia. Combinammo pure il prezzo ed eccomi qua. Ecco la ragione del perché sono qui, signora. Arturo adesso viene, me la vedete con lui. Allora vuol dire che parlerò con lui, anzi, voglio fargli i complimenti del gusto che ha avuto sposandovi. E adesso che vedete, io ero un fiore, sono ridotta che non mi riconosco più. Stamattina mio marito mi ha sparato un'altra volta. Vi ha sparato? Mi ha sparato, ha piantato il coltello e mi ha sparato. Come, stamattina vi ha sparato? Solamente stamattina. Quello mi spara tutti i giorni. Il primo colpo di rivoltella me lo tirò il primo giorno di matrimonio. A tavola si dopo le cotolette. Vi dà frutta? E nemmeno mi ferì. No, fortunatamente no. Chissà per gli altri dove andò a finire. Passavo 2 o 3 giorni, poi facevo pace e finì. Il secondo proiettile me lo tirò la prima mattina. Un caffè? Ecco, bravo, caffè. E terzo proiettile il giorno del primo mastico. Il dolce? Che volete sapere? Ma ditemi una cosa. Ma da quanto tempo vi spara vostro marito? Mamma mia, ve lo sto dicendo. Da quando siamo sposati, da 2 anni. E non vi coglie mai? E secondo voi stare qua? Chissà quale giorno di questi. Eccolo. Sta arrivando, speriamo che sia di buon umore. Uè, Michele Bello! Uè, Arturo! Che piacere! Scusami se non mi sono fatto trovare in casa. Niente, per carità, a così aiuto. Sono andato a comprare un paio di colpi di rivoltella che erano finiti. Qua, sai, si esauriscono come niente. Ma sì, ah, sì, sì. Eccoci qua, che gioia. Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo te. Oh, e la stanza l'hai vista? No, non ancora, ma non ha importanza, non ha importanza. Come non ha importanza? La prima cosa, devi vedere la camera. Se ti piace, se non ti piace, se ti conviene, se no. Io non sono da sapere di nessuno. Adesso andatevi anche la cameriera. C'ho una cosa sulle spalle. La sera vado a letto con le gambe spezzate. Guardate, ma perché io non farico? Si capisce, la donna lavora a casa e l'uomo lavora in ufficio, che è tutto. Anzi, io sto vicino alle cifre. Certi numeretti piccoli così si perde la vista. Io non voglio un errore, là. Si capisce che fatica. Si capisce che fatica? Fatica lui. Ma partendo, va. Torna dall'ufficio fresco, fresco e si mette a comandare. Ma tu hai capito? Torno fresco, fresco. No, io? Calmati.
No, è perché quella lì ti dà certe risposte che ti fanno rimescolare tutto il sangue. Ah, vabbè, come non rimescoli presto il sangue? E ne cos'è più, signorino? Signor, non rispondete. Ah, ma è meglio che non ti rispondo, va. C'è sta l'amico mio qua, non voglio fare questi. Il caffè l'hai preso? No, veramente no. Allora ne piglio volentieri pure io una tazza, eh? Dorotea, due caffè, belli svelti svelti, va? Subito, subito, padrone. Ha ordinato, signore. Due caffè, vero? Uno per Lord Strong e un altro per il chiedere. Sono cose di pazzi. O caffè dove vai a più un bar? Ma come mi tengo a casa? C'è una moglie, un caffè, mi vado a più un bar, mi vado a più un bar. Dorotea, vado a più un caffè. E baci tu, ma che sei paralitico? Dorotea, vado a più un caffè, tu mi conosci. E come ti conosco? E a vedere come ti conosco, purtroppo. Mamma mia, io non me lo fico più. A sera torna dall'ufficio e mi dà secchi di veleno. Per me non esistono divertimenti, non ci sono teatri, non ci sono cinematografi, niente, niente! Ho capito che io via, schiatto! Dorotea, non mi mettere con le spalle al muro! Arte, ma che vuoi fare? Vuoi passare uguale, ma venga lei, non mi piglio, perché che cos'è? Lasciami dire, perché questa volta è finita! Aiuto, signor Michele! Signor, non rispondete! È finita! Signor Michele! Via, silenzio! Arto, che hai fatto? L'hai colpita? No, no, non credo. Ha aperto gli occhi, sì. Oh, mamma mia bella, ha già avuto una miracolo. È cosa da niente, è cosa da niente. Adesso vi porto il caffè. Sapendo che arrivavi, vi avevo preparato una macchinetta fresca. Brava Dorotea. Oh, mamma mia, Arto, ma tu sei tutto sudato. No, appena un po' che la pelle è caldata, questo è tutto. Ma sei sicuro? Non ti vuoi cambiare? No, ma neanche per sogno. Stai attento, tu non ti mettere in mezzo alle correnti d'aria, sai? Lavora tutta la giornata, poverino. Ah, ma non fammi ridere, ma perché tu non lavori? Ma fammi piacere, che faccio io la giornata intera in casa? Ma guardate che faccio. Tu piuttosto, avresti bisogno un poco di riposo. Adesso vi porto il caffè. Da, ciao. Ah. E bravo, bravo Michele. Dunque Michele, tu qua stai benissimo. Come vedi, una casa piena di sole, piena di aria. Tu poi c'è una camera appartata, stai tranquillo, ti fai conti d'ufficio, piena di sole, piena di aria. Ah, c'è un bagno vicino, acqua calda, acqua fredda. Qua d'estate ti fa certe docce gelate che non ti dico, ti rimettono in sesto immediatamente. 15 anni in America, che aveva? 15 anni. Già, ma io dicevo, ma che si è fatto Michele? Pensava sempre, ma trovo dove sta. E invece poi, ti incontro e ne ho avuto tale una gioia. Sei stato bene da quelle parti? Sì, bene, bene. E gli italiani, girano ovunque, portano ovunque il contributo della loro intelligenza, del loro intuito. 15 anni in America. Ma dimmi una cosa, mica ti ha fatto impressione? Impressione? Arto, non può morire. Ah, pazienza. E poi, vederti sparare un colpo di rivoltella contro una donna. Sono così pazzo. Ah, ma tu dici quella là. No, io dico ti ha fatto impressione rivedere Napoli dopo tanti anni. Ah, figurati. Sono rimasto ghiacciato. Proprio ghiacciato. E quel caffè? L'ho fatto con la mano del cuore, sentirete. Brava Dorotea. Non per dire, ma il caffè di casa mia è rinomato, eh. Figurati che telefono. E gli amici, possiamo venire a prendere un caffè? Perché Dorotea quando vuole è brava sul serio. Senti. Il vestito nuovo. Mi sei strappato il vestito nuovo. Non me ne sono accorto e mi sono dimenticato di dirtelo. E se capisce perché tu vai camminare come un baccalà? Ma vedete se sono parole che si dicono. Vicino a un marito baccalà. E allora come vi devo dire? Ah, bravo, mi siete strappato il vestito nuovo. Ma che piacere che mi fate, perché non mi strappate anche l'altra manica? Come se tenessi mi errati di spazio solo. Così, va!
Dorotea, ma non ti credere che io mi vado strappando i vestiti per la strada così per divertimento. Questo è giusto, giusto signora. È questione che sei sbadato, sei. Occasione fratello, non le portate a casa con un'ingappatura. E al vestito marrone non ci fatto una parte di inghiostro. E vabbè, zitto, sono combinazioni. Vedi, dacci due punti. Io? E dovrei essere pazza, ma così da chi? Quando uno è sbadato, questa è la fine che deve fare. Con le pezze dietro è tutto strappato. Dov'era la punta sta giacca, non mi fa tocca i nervi. Oh, sant'anna. Mi devi tagliare la punta delle dita, così te la metti domani. Dorotea, stasera ti mando un camposanto. A giusto mangia. Non te la vuoi annunciare, muore il succo. Giusto mangia, Dorotea. Ma tu sei una mia amica di te. Signora. Signore, voi nemmeno adesso siete morto. Ma ho avuto un'altra grazia. Ma possiate non essere subito te il buio. Meno male. Avete visto, signor Michele? Subito si è andato. Per niente si arrabbia e spara. Adesso ti cucio la giacca, dove sta? Sta sul tavolo. È venuto a arrabbiare, capito, Arturo? Sì. Ma vedrai, farò un bel lavoretto. E lui si arrabbia, nemmeno se fosse colpa sua. Ma che c'entri tu, scusa? Un uomo esce, poverino, per andare in ufficio. Che ne sa che succede? Poi la strada, nel tram, poi l'ufficio stesso. Un chiodino sulla sedia, sotto a un tavolo. Ci sono tante insidie, ci sono. Io subito vengo. Ma lui si arrabbia per niente, si arrabbia. Ma vedrai, io tiro un filo dalla stoffa e farò un rammendo che non vedrai neanche con la lente in gradimento. E non ti arrabbia più, capito tu? Io tanto bello lo faccio. Permettete? E non ti arrabbia più, capito tu? Non si subito si arrabbia. Poi spara a Dorotea. Permettete? Tra 2 minuti sono qua. Dunque, Michele. Ma che Michele? Sto facendo il capo non vuole. Arto, ma io non ti credevo così. Questa è violenza da delinquente, vedi? In questo momento scendo, ti vado a denunziare, ti faccio chiudere un manicomio. Ma qua manicomio, vai? Tra noi due bisogna rapporto d'amicizia. Ma io qua? Ma che vieni qua il tuo, pazienza? Ma che, ma perché tu sei impressionato? Impressionato? Ma quanto è bello. Ma io fingo. Fingi? Li faccio apposta. Come sarebbe? Non ti fa sentire. È un sistema mio. Ma quale sistema? Ma io non te l'ho detto quando ci siamo incontrati, cioè. No, non mi hai detto niente. Mi dispiace, perché tu hai avuto paura, no? Questa è carica d'assalto. Artù! Questi non sono proiettili vecchi. Sì, ma non scherziamo con le armi, ma mi dispiace perché tu sei rimasto sorpreso. Beh, devi sapere che quando io sposai mia moglie, no? La quale è una buona donna, veramente simpatica, carina, graziosa, poi intelligente, non fa manca niente, ma te non un carattere proprio, è una cosa. Per niente, ti fa rivoltare la casa. Non lo so, tu fai cadere un po' di cenere sul tappeto, sul tavolino, e succede lì per Dio. E soprattutto ti dà certe risposte che ti esasperano, e tu ne hai avuto una prova, no? Dice, tu cammini come un baccalà. Ah, baccalà, sì. Ma queste sono cose che un uomo non può sopportare. Dispone. Tu bravi, dispone, dà fastidio. Senti qua. Il primo giorno di matrimonio, noi eravamo a colazione e nacque una di queste discussioni. Non ricordo bene adesso se era per un vestito o per un giornale. Io dicevo la mia e lei diceva la sua e non la smetteva e ti dava queste risposte pungenti, queste risposte esasperanti. A un certo punto io mi trovavo in tasca una di quelle pistole scacciacani. Scacciacani? E perché? E allora andavo in bicicletta, no, e i cani venivano appresso, allora per allontanare i cani. E fu una fortuna perché se
io avessi avuto in tasca una pistola con un rettile verde, mi chiamati giù. In quei momenti l'avrei freddato. Un poco per scherzare, un poco per farla tacere. Pista pistola, pare, faccio sta a botte. Michele, tu devi vedere che questa donna improvvisamente cambia. Diventa immediatamente docile, buona, tranquilla. E capisci? Allora è stata una mamma per me. Michele, io da quel momento ho capito che per andare d'accordo con mia moglie l'ha già sparato. Michele? Allora questa è carica d'assalto? Sì, è carica d'assalto. Sì, Arturo, ma che va, Mirza? Ma non mi occupo di felice. Io non ho più sangue nelle vene. Non te più sangue in dei vene, fino, Arturo. Ma non ci ho pensato proprio, mi devi scusare. Ma qua nel palazzo tutti quanti al principio, ma proprio come te, correvano, to, che è successo? La folla. Il portiere, gli inquilini, la folla. Ma poi ho spiegato loro questa faccenda. Ah, c'è diritto? Sì, io glielo ho detto e ora stiamo tutti quanti tranquilli, hai capito? Anzi, hanno adottato tutti quanti lo stesso sistema, Nel palazzo? Sì, i mariti, sai, tra marito e moglie a volte succedono queste liti, no? I mariti hanno adottato questa cosa e si trovano bene. Anzi, mi hanno fatto i complimenti. Bravo, noi abbiamo acquistato una pace in famiglia. Ci sono certe sere, Michele. Soprattutto con lo scirocco, no? Quando i nervi stanno più in oscillazione, quindi è più facile un litigio, no? È una discussione. Ci stanno certe sere, ti garantisco, sembra la notte dell'ultimo dell'anno. Sparano tutti. Ma nessuno ci attacca più i nervi, ma pure il vivo, non li vedo tutti quanti. Oramai. Si va avanti, tranquilli. Ecco fatto. Sfido chiunque a trovare il frammento. Oh, Michele, facciamo una scommessa? Brava Dorotea! Casca, è tardi! Arthur, devo andare, ho un appuntamento, sai? E la camera non la vuoi vedere? No, Arthur, abbi pazienza, devo andare. E allora facciamo così, io vengo con te, eh? Sì. Faccio quattro passi e piglio un po' grave. Ah, esci? Sì, perché ti dispiace? Oh, figurati! Tu quando mi puoi lasciare da sola a casa, sei felice? Ma come, ma non sei mai contento? Ma ieri sera siamo andati a teatro. Quando è stato? 3 giorni fa l'ho portato al cinema. La settimana scorsa siamo stati a casa di amiche sue, non ti dico una noia, perché è una barba a giocare alla canasta. E l'ho fatto per te. Qua si trova l'amico mio, e non vedo da 15 anni. E mi farebbe piacere passare una seratella con lui, non so, una rimpatriata. Anzi, senti, si è aperta una pizzeria. Ah. È una cosa meravigliosa. A te ti piace la pizza? Come no? No, ma ce ne andiamo a mangiare una io e te. Mi fa piacere. Sicché non ce ne resti nemmeno a casa. E se mangio la pizza fuori come ceno a casa? Già, se uno mangia la pizza fuori come ceno a casa? State buono, non c'è niente. Arthur, tu non esci. No, io esco. Tu non esci. Io esco. Non esci. Arthur, sparmigliamoci insieme a me. Ma lo devo fare naturale, figlio. Hai ragione, ragione. Tu dici che io non esco? E io me ne vado io. Non ho te. Se tu non la smetti, o perdi il cervello quando è certa la morte. Io. No, non ridere. Sì, sì, a tutti. Arturo, ma basta guai! Aiuto! Lasciami questa qua! Ah, meno male. Ho aggiunto una da grazia. Vai, divertiti. A che ora torni? E mangiamo una pizza fuori. Sì, sì. Poi ci tratteniamo un poco là. Verso mezzanotte. E vai, non ti preoccupare. Io mi metto a letto, piglio un bel libro e ti aspetto a letto leggendo. Ma non rimanere sveglia, fammi un piacere, sennò domani mattina sei stanca. Ma non fa niente, non ti preoccupare. Ciao. Arrivederci, signora. Arrivederci. Ciao. Michele. Che ore sono? E 7:30. 7:30. Dominava a mezzanotte. Che stai 2-3 ore. Facciamo così, eh? Ma adesso non ti aveva fatto niente. Ah, adesso? Ma io quando torno sono stanco e voglio dormire. Ah, l'hai anticipata. È naturale, se non qua nel palazzo si svegliano tutti. Ah, hai fatto bene, hai fatto bene.